Nella sede dell'autorità portuale di Ravenna si è svolto il workshop conclusivo del progetto Sedi Port Seal, progetto avviato nel settembre 2010 con l'obiettivo di sviluppare un innovativo processo di trattamento e riuso dei sedimenti portuali che potesse recuperare e valorizzare i sedimenti derivanti da interventi di dragaggio, producendo sedimenti idonei ad interventi infrastrutturali di ingegneria ambientale, recupero ambientale e valutazione dell'estrazione di silicio. Il progetto di recupero dei sedimenti dragati dal porto è stato cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del progetto LIFE 2009 e dalla stessa autorità portuale. Med Ingegneria SRL ne è stata capofila e sono state coinvolte le Università di Bologna e Ferrara, DM Enologia SPA, ISPRA, il Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, GeoEcoMar e il CRSA Med Ingegneria SRL. Oggi è la fase conclusiva, la presentazione conclusiva di un progetto che è nato già da 2 anni e che ci ha visto sviluppare tutte le sue fasi, prima con studi teorici e poi sviluppo di applicazioni pratiche per il trattamento dei sedimenti derivanti dal dragaggio portuale con un'annessa estrazione di silicio. È un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea nell'ambito dei fondi LIFE. E finanziato perché è stato ritenuto all'epoca, quando ho presentato, un progetto più innovativo mai presentato in questo campo, perché vede unita alla potenzialità e all'esigenza di trattare i sedimenti portuali l'opportunità di estrarre da questi una materia prima di grande valore come sono le leghe silicee. Parte dello studio è stata anche dedicata alla valutazione di come recuperarli e poi utilizzarli attivamente. Sì, esattamente. Non solo ci siamo concentrati sul come poter trattare questi sedimenti, ma anche come poterli trattare in un modo economicamente sostenibile. Cioè abbiamo cercato di dare una risposta alla principale problematica di molti progetti in campo portuale, che è quella della sostenibilità economica di questi progetti. Attraverso la sperimentazione che abbiamo fatto ci siamo resi conto che l'estrazione del silicio è una grande risorsa economica e che può dare sostenibilità, maggior sostenibilità al progetto anche di trattamento. Un progetto pilota qui a Ravenna che poi è stato anche già replicato in altri territori, in altri porti. Assolutamente, è un progetto europeo e quindi è partito da Ravenna, ma per poi essere replicato anche nel porto di Midia in Romania. Ma è un progetto che ha un'ambizione più ampia, perché siamo arrivati a una fase progettuale tale per cui possiamo pensare di poter replicare questo progetto su scala preindustriale e sviluppare questo progetto su tutta la scala del Mediterraneo. Cioè il problema di Ravenna non è un problema singolo, è un problema comune alla maggior parte dei porti. Porti del Mediterraneo che sono importantissimi e che sempre devono necessitare i dragaggi per rendersi sempre competitivi sulla scala del Mediterraneo. Questo mette in gioco dei grandi quantitativi di sedimenti, quantitativi che devono essere gestiti nel modo migliore. Il nostro progetto prevede una gestione integrata di questi sedimenti attraverso non solo una concentrazione rispetto a una frazione particolare, solitamente considerata la sabbia, quella maggiormente pregiata, ma anzi concentrandoci principalmente sulla frazione storicamente considerata meno pregiata, che è la frazione fine, limoso argilloso, dove invece noi riusciamo a tirare e estrarre fuori un valore economico importante, che è questa lega del silicio, e dove in questo modo riusciamo a coprire tutta la matrice dei sedimenti e dare una gestione complessiva della problematica della gestione dei sedimenti portuali. Professor Umberto Simeoni, qual è stato il ruolo dell'Università di Ferrara in questo progetto? Noi abbiamo lavorato pensando le possibili soluzioni per impiegare i materiali che venivano fuori dal dragaggio del porto di Ravenna. In base alla tipologia del materiale, cioè se è sabbia grossa o fine o se è materiale più sottile, abbiamo fatto una serie di ipotesi e verificato anche in campo per le sabbie, per fare dei ripascimenti delle spiagge emerse, ma soprattutto dei ripascimenti sommersi dei fondali, che aiuta molto la stabilizzazione della spiaggia stessa, oppure per tombare o risanare le cave abbandonate, oppure per fare dei rilevati stradali e opere stradali in genere.
Noi abbiamo finanziato, cofinanziato assieme all'Unione Europea il progetto, in quanto l'abbiamo ritenuto meritevole di approfondimento, trattandosi appunto di una possibilità da esplorare di gestione dei sedimenti portuali. I sedimenti portuali per il porto di Ravenna sono da sempre un argomento caldo, un argomento degno di nota. La possibilità che dava questo progetto di gestirli in maniera industrializzata, quindi producendo materie prime collocabili sul mercato, per noi era interessante e quindi abbiamo aderito alle proposte che ci vennero fatte a suo tempo. Il workshop di oggi è un'occasione per anche fare un bilancio conclusivo di questo progetto? Sì, certo. Oggi vengono portati i risultati del progetto. Per le anticipazioni che ho avuto io sono molto incoraggianti. In sostanza mi dicono che rappresentano, documentano la fattibilità tecnico-economica del progetto, quindi la possibilità di estrarre silicio dai sedimenti portuali e con questa produzione finanziare tutta la gestione del sedimento dal dragaggio fino alla sua collocazione finale. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.